In circa 700, in sole 3 ore di apertura al pubblico, hanno visitato nella giornata di ieri, martedì 25 luglio, la nave scuola della Marina Militare Palinuro, ormeggiata nel porto interno di Brindisi. Nave Palinuro svolge due compiti principali: offrire il supporto necessario alla formazione degli allievi sottufficiali e contribuire alla proiezione d'immagine della Marina Militare. Il primo obiettivo si realizza durante le campagne di istruzione annuali, quando a bordo della nave imbarcano, in aggiunta all'equipaggio, gli allievi della scuola sottufficiale di Taranto. In questa occasione gli allievi marescialli affrontano diverse settimane di navigazione. Per molti di loro si tratta della prima esperienza d'imbarco, durante la quale sono sottoposti ad un intenso programma di formazione nel settore marinaresco, della sicurezza, della condotta della navigazione e nell'ambito etico-militare. Attualmente abbiamo imbarcato ieri, proprio qui a Brindisi, gli allievi della scuola sottufficiale di Taranto. Sono 35 giovanissimi dei nostri allievi che saranno con noi un paio di mesi nella parte della campagna che ci vedrà affrontare il Mediterraneo orientale. Ieri in 3 ore che siamo stati aperti al pubblico abbiamo avuto la visita di quasi 700 persone, quindi insomma sono numeri abbastanza importanti che non possono che inorgoglirci e fare piacere. La Palinuro è una nave goletta. Il termine indica che la nave è armata con ben 3 alberi, di cui quello prodriero, detto trinchetto, è armato con vele quadra. La superficie velica complessiva è di circa 1000 metri quadri, distribuita su 15 veli. L'altezza degli alberi sul livello del mare è di 35 metri per il trinchetto, 34,5 per la maestra e 30 per l'albero di mezzana. Lo scafo, così come negli alberi, è in acciaio chiodato ed è suddiviso in 3 ponti. Sotto il ponte principale, detto di coperta, sono ubicati i locali di vita dell'equipaggio e degli allievi, mentre sopra sono collocate le sovrastrutture del castello prodriero. Il contributo promozionale di proiezione d'immagine della Marina Militare si manifesta principalmente durante le soste nei porti nazionali ed esteri, durante le quali la nave testimonia verso la popolazione e le autorità locali le più antiche tradizioni nella marineria italiana. Questa è una nave che svolge il duplice compito di nave scuola degli allievi militari e civili, quindi tutti quelli che hanno interesse sul mare, si ovviamente svolge il compito di portare la bandiera dell'Italia nelle acque internazionali e quindi svolgere una funzione di ambasciatrice, tanto con le marine dei paesi che visitiamo, così come con le forze armate o anche a più alto livello. Ne è testimonianza l'incontro che abbiamo avuto a bordo a Trieste qualche settimana fa, la trilaterale che abbiamo ospitato tra Italia, Francia e Germania.